Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ho deciso di cominciare questo video in un orario un po' strano, insolito per me, che lo comincio di solito la mattina, perché è sabato e ho deciso di dedicarmi alla cura del corpo e del viso. Siccome tante di voi mi hanno chiesto consigli sotto questo punto di vista, ho deciso di dedicarci un video. Allora ragazzi, mi vedete in bagno perché ho deciso di iniziare questo video per un motivo, cioè mostrarvi un pomeriggio dedicato alla cura del corpo e del viso. Quindi vi faccio vedere cosa vado a fare. Allora, in questa coppettina ho messo un po' di zucchero di canna che ha dei granuli un po' più grossi, diciamo, dello zucchero normale. Poi utilizzerò all'interno l'olio di karité. Questo è dei provenzali, di solito ne uso altri, però purtroppo al momento in casa ho soltanto questo, però è abbastanza buono, quindi potete utilizzare qualsiasi tipo di olio, anche l'olio d'oliva. Poi aggiungerò un po' di olio di neem, questo qui l'ho preso dall'erboristeria. Utilizzo questi due tipi di oli perché io ho un problema di dermatite atopica da sempre, da quando ero bambina, e ho notato che grazie all'olio di neem, che ha tantissimi benefici, a parte puzzare tantissimo, però ha tantissimi benefici sotto il punto di vista della pelle, anche sul cuoio capelluto ha molti benefici. Io preferisco utilizzare questi prodotti piuttosto che i prodotti consigliati, insomma, in generale per la dermatite atopica, perché vi giuro, ne ho provate tutte ma non ne funziona mezza, quindi va bene così, proverò a fare questo. Quindi ora mi preparo lo scrub e andiamo a fare lo scrub a tutto il corpo. Ho mischiato i due oli, ovviamente ho messo più olio di karité perché per una questione di odore, e un pochissimo, cioè giusto un po' di olio di neem, che comunque vi giuro ragazzi dovete inserire nella vostra routine per la cura del corpo e del viso e dei capelli, perché è una mano santa. Un secondo solo per consigliarvi a chi soffre, diciamo, del mio stesso problema di dermatite atopica, questo burro di karité, che io praticamente applico sulle zone irritate perché dà un sollievo immediato e un beneficio duraturo nel tempo. Quindi vi consiglio questo anche per esempio per le mani, se avete problemi di mani screpolate come me. Io e la mia coppettina andiamo in doccia e ci vediamo dopo. Eccomi ragazzi, sono appena uscita dalla doccia, ho la pelle estremamente liscia. Vi giuro che questa è una cosa che ripeterò 2 volte a settimana almeno, perché è veramente una cosa troppo, troppo rilassante e poi rigenerante per la pelle. Ok, ora dopo aver asciugato per bene le zone, andiamo a preparare il fango. Prima di iniziare, volevo ringraziare tantissimo in questo video mia cugina, che poi è anche la mia estetista di fiducia, che non cambierebbe nulla al mondo, perché a parte essere mia cugina, ma questo è poco rilevante, lei è molto molto professionale, mi ha spiegato dettagliatamente come poter non perdere tutto il lavoro che avevamo fatto insieme, quindi di tonicità e di riduzione dei centimetri, drenaggio dei liquidi, quindi mi ha dato un po' di dritte e vorrei ringraziarla tantissimo in questo video, che è il minimo che io possa fare. Vi lascio nell'info box il link diretto al suo profilo Instagram, perché lì posta anche tantissimi lavori, trucchi, eccetera. Quindi vi consiglio di andare a guardare la sua pagina. Qui abbiamo il fango che mi ha dato lei. Devo mettere due cucchiaini e poi aggiungerci l'acqua. Allora, ho ottenuto una consistenza dopo svariati errori fatti, una consistenza tipo crema, quindi ora l'andrò a spalmare sulle gambe. Ecco, ho messo il pantalone monouso, che tra l'altro è lunghissimo, e anche il piedino, quindi sotto c'è il fango con tutto il cellophane, e io aspetto 40 minuti. Hola. Allora, nel frattempo che passa il tempo, insomma, che devo tenere su i fanghi, quindi ora sono e 40, ora sono le 7:40,
praticamente nel frattempo mi dedico alla skin care routine, quindi alla cura del viso. Quindi oggi è giornata full per la cura del corpo e del viso. E ora vi faccio vedere dei prodotti che ho preso in una farmacia nel mio paese, per chi fosse della mia città, è la farmacia del Borgo Antico. E quindi praticamente i prodotti in questione sono questi. È una linea che conosco benissimo già da tempo perché la utilizzo tantissimo. Ho questa crema che ho deciso di provare perché in realtà in inverno utilizzo quella con le foglie rosse, che quindi è quella molto idratante, cioè iperidratante. Però siccome adesso diciamo siamo in un periodo tendente all'estate, in estate è una pelle abbastanza normale, quindi ho deciso di prendere questa che è riequilibrante, quindi dovrebbe andare bene. Allora, per struccarmi utilizzo questo struccante bifasico di Chiotis, che acquisto, diciamo, cioè acquisto, mi ha regalato la mamma di Peppe perché lei è rivenditrice di Stenom, e la Stenom ha questo marchio all'interno, Chiotis, che è un marchio assolutamente top. Quindi utilizzo questo per struccarmi sia gli occhi che il viso, uso soltanto questo per tutto. Dopo ho applicato questo detergente che io adoro e che non cambierò mai perché lo utilizzo da tanto tempo e mi trovo benissimo. Questo detergente è dei Provenzali, tra l'altro è biologico ma ha un prezzo moderatissimo ed è all'argan con acido ialuronico. Infatti l'effetto della pelle quando lavate il viso con questo detergente è il massimo, cioè una morbidezza e una idratazione assurda. E poi per ultima la crema idratante, è una crema stupenda. Rispetto a tutte le altre creme che ho utilizzato in questo periodo che tendevano a mattificare un po' la zona del viso, questa è una delle poche che non mi ha dato secchezza. È molto idratante, però si asciuga molto facilmente, infatti vedete che non dà segni di lucidità sul viso. Allora, l'ultima cosa che vi faccio vedere è il detergente con cui mi andrò a lavare. Va a detergere delicatamente e riporta l'equilibrio del pH, per cui è proprio adatto a me che ho questo genere di pelle un po' sensibile. Bene ragazzi, io ho finito adesso di togliere i fanghi e ho comunque la pelle morbidissima. Penso sia molto dovuto allo scrub, che vi consiglio vivamente di fare se soffrite di pelle irritata o comunque di problemi di secchezza alle gambe, alle braccia. Sostanzialmente io in quelle due zone l'ho fatto. Adesso vi mostro cosa faccio dopo aver tolto i fanghi, quindi gli ultimi procedimenti. Parte delle gambe dove si concentra un po' più di ritenzione idrica utilizzo questa crema anticellulite all'olio di argan sempre. I prezzi di queste creme sono moderati per il loro valore, e considerato il fatto che sono prodotti abbastanza naturali, quasi al 100%. La vado a stendere dal ginocchio verso su, quindi mai verso il basso, facendo dei movimenti tipo carezze sulla gamba, così, in questo modo qui. Per circa 5 minuti mi dedico, 5 minuti a una gamba e 5 minuti all'altra, ovviamente prendendo anche la zona del gluteo, tutte le zone che hanno un po' di ritenzione in più. Se volete combatterla dovete lavorare su tanti fronti, come l'alimentazione innanzitutto, l'idratazione secondo, cioè stanno tutti sullo stesso livello chiaramente, poi una cura del corpo, anche della pelle stessa, importante, e poi chiaramente anche un lavoro per chi avesse la possibilità da parte di mani esperte che sanno dove andare a lavorare e come andare a lavorare per combattere la ritenzione. Io personalmente vi sconsiglierei di utilizzare farmaci per combattere la ritenzione, considerato che è un problema sì, ma non è un problema per cui utilizzare dei farmaci, che poi tra l'altro questi farmaci possono anche
dare problemi su altri fronti come tiroide eccetera, cose che già si sanno da secoli. Comunque ragazzi, questo è tutto, io finisco la mia routine, vi lascio e ci vediamo al prossimo video, ciao!